Lei, Lorenzo Albricci, ha da 16 anni, mi sembra, una stella Michelin. Dal 2000. In fondo si dice che per uno sportivo il difficile è confermarsi. E questo immagino che vale a maggior ragione per un cuoco dell'alta gastronomia che si fregia appunto di una stella Michelin e poi di altre ottime valutazioni come lei. Conferma. Ma sì, sicuramente. È stato un paio di settimane fa, avevamo una riunione delle Grand Table e c'era un grande sportivo di hockey che ha detto: voi siete come uno sportivo dell'Ill, l'unica differenza è che voi fate due partite al giorno e noi ne facciamo una alla settimana, perché noi abbiamo la partita del pranzo e la partita della cena 7 su 7 o 5 su 7 come nel nostro caso, quindi siamo veramente sempre sotto pressione perché anche noi non abbiamo il diritto dello sbaglio. Lei ha gli amici? Molti. C'è qualcuno di questi amici che ha il coraggio di invitarla a casa a cena? O a pranzo? No, ne ho qualcuno che mi invita, però tanti sono sempre scettici, quindi mi dicono no, però bisogna fare molta attenzione, perché io per esempio sono una persona che sono contentissimo se mangio un piatto di spaghetti o se mangio pane e salame. L'unica differenza che dico sempre: io mangio pane e salame, ma il pane deve essere buono e il salame deve essere buono. Ma io sono sempre stato una persona molto sportiva, prima molto più che adesso, perché ormai con il lavoro diventa sempre più difficile. Ho praticato il calcio, quindi da ragazzo ho giocato tanto a calcio fino più o meno all'età di 30 anni, poi ormai col lavoro non riuscivo più. Pratico molto lo sci, quindi ancora adesso. Ho corso, facevo downhill con il rampichino, quindi ho fatto comunque diverse cose. No, era un fico secco, sono tifosissimo, non tifoso. Possiamo svelare? Sì, boh, non è un segreto, io sono un grande tifoso del Bellinzona, ma grande però. Il suo rapporto invece con la nazionale svizzera? Mi sono un po' disaffezionato.